Milano cambia faccia, perlomeno nella zona intorno alla stazione centrale, diventata ormai una sorta di far west notturno. Spaccio, violenze, degrado, guerre tra bande rivali, accoltellamenti. L'ultimo episodio la settimana scorsa, quando in un tentativo di rapina 6 persone sono state ferite, di cui 5 accoltellate. Una situazione di pericolo, quella della stazione centrale, crescente negli ultimi mesi. Nel 2022, secondo i dati del Sole 24 Ore, era tra le città più pericolose d'Italia. Tra le proteste dei cittadini, gli appelli lanciati anche via social e la paura crescente dei tanti pendolari che frequentano la stazione milanese. Da qui la decisione del governo, appena insediato, già a dicembre scorso, di parlare di un'emergenza Milano insieme a Roma e Napoli. Con la decisione successiva del ministro dell'interno Matteo Piantedosi di avviare dei servizi straordinari di controllo interforze, aumentando da subito gli uomini delle forze di polizia. Dal 16 gennaio 2023, data d'inizio di queste attività, ad oggi, secondo i dati del Viminale, sono stati utilizzati per la stazione centrale 5.113 uomini, suddivisi tra carabinieri, polizia e guardia di finanza. Abbiamo rapporti con i comitati di residenti, soprattutto la popolazione anziana residente avverte un sentimento di insicurezza, però ha fiducia nelle istituzioni, ci chiede di essere non effimeri e credo che la caratteristica di questa operazione sia proprio quella di trasformare in un sentimento di maggior fiducia e di maggior sicurezza la situazione attuale. Forte anche la componente droga, crack, fumo, pastiglie. Nelle ore notturne il piazzale di Milano Centrale si trasforma in un mercato della droga a cielo aperto. Controlli a tappeto dunque, solo i carabinieri hanno effettuato da gennaio ad oggi 8.299 persone. Per il sindaco Sala, intervenuto più volte sul tema stazione centrale, Milano non è un'emergenza, chiedendo però maggiore aiuto al governo. Intanto gli albergatori della zona chiedono a gran voce il divieto di bivacco, provando a ridurre in parte l'emergenza notturna.